Devo smettere di andare ai mercatini dell'usato. Non devo più stare da solo in quei posti così, perché io poi mi metto e compro roba. Madonna. Il fatto è che veramente non ho più spazio. Anche se lì effettivamente vedete dei buchi, è per il semplice fatto che ho tirato fuori la roba per questo video. Quindi, non perdiamo oltre e benvenuti in questo nuovo video dei mercatini dell'usato. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of I mercatini dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Mamma mia, io veramente, anche d'estate, non mi riesco a fermare. Veramente, cioè, guarda qua, guarda, guarda quanta roba! Madonna santa! Se la scorsa volta vi ho fatto vedere 25 DVD pagati un euro ciascuno, questa volta ve ne faccio vedere un paio con prezzi diversi. Partiamo da questo. Miss Peregrine e la casa dei ragazzi speciali, in Blu-ray. Non male, sembra un film interessante. Effettivamente avevo visto il trailer al tempo e non sembrava male. Poi, un film che mi era piaciuto un sacco quando è uscito e che finalmente ho il DVD, San Valentino di Sangue. Anche se devo dire che, rivisto adesso, sì, non è il gran film della vita, ma comunque molto bello, ve lo consiglio. Questo è un classico e anche se l'ho trovato in edizione speciale da collezione, c'è cioè scritto proprio qua, non so cosa ci sia di più, però The Truman Show è edizione speciale da collezione. Non so, forse è la copertina che è così, non lo so, magari era in una confezione con altra roba, non ne ho idea. Però, molto bello. Questo si va ad aggiungere agli altri film di Jim Carrey. Questo l'ho preso perché costava 50 centesimi e sinceramente è ancora impacchettato. E io non pago. Ok, l'ho preso. Magari un giorno lo guarderò o lo regalerò a qualcuno, chi lo sa. Anche questo, pagato nello stesso mercatino dell'usato 50 centesimi, Hitch, lui sì che capisce le donne, con Will Smith. Non lo conoscevo, ma boh, chissà, magari non è male. Questi due li ho presi perché ovviamente sono collegati e devo ancora vederli e non vedo l'ora di vederli. L'Evocazione, The Conjuring e Annabelle. Prima dell'Evocazione, The Conjuring, c'era Annabelle. Beh, chissà, magari mi potranno piacere questi due. Sicuramente mi piaceranno. L'altra volta vi ho fatto vedere che a un euro ciascuno ho preso dall'1 fino al 5 di Saw. Questa volta ho trovato Saw 6, edizione noleggio, e devo dire che questa edizione noleggio fa particolarmente schifo. Non per la custodia, perché è proprio bella anche così, semplice, mi piace, ma proprio la qualità del video. Io li ho presi, li ho guardati per vedere se funzionavano, ma questo qua è aberrante quanto faccia schifo. Infatti lo tengo, ma appena ne trovo un altro, anche magari non noleggio, lo prendo perché veramente di qualità è orribile questa versione. Ma se quella di qualità era orribile, Saw Legacy invece di qualità la mantiene tutta ed è bello. Questo è l'ultimo capitolo che ancora non ho visto, quindi attenzione agli spoiler. Non vedo l'ora anzi di vederlo perché già con il capitolo finale in realtà per me si potevano fermare, ma si potevano anche fermare al 6. Però nel senso, wow, Saw è una saga bellissima. Anche se devo dire che dal 6 in poi hanno cercato di esagerare, però non è male. E se so ancora fare i conti, abbiamo dall'1 fino al 6 e Legacy che è l'ultimo che è l'8. Ci manca il 7, lo troverò insieme al 6 in qualità migliore. E infine, l'ultimo DVD che ho preso insieme agli altri due, quello lì Io non pago Hitch, pagato anche questo 50 centesimi, Hairspray. Questo film nasconde una sorpresa, non nella qualità, non nel film se stesso, anche se c'è John Travolta vestito da donna, ma proprio in questa custodia. Al suo interno ho trovato niente, niente, questo ho trovato. Era vuota ed era chiuso, c'era lo scotch, io ho detto vabbè 50 centesimi lo prendo, ma la custodia è vuota, porca puttana. Mi irritano queste cose, anche perché, anche se l'ho pagato poco,
io lo volevo. Che cazzo, se l'ho comprato ci sarà un motivo. Ma se in quel film ho trovato la custodia ma non il CD, Naruto Ultimate Ninja 2 ho trovato il CD ma non la custodia. Anche questo pagato 50 centesimi nello stesso negozio. E ora arriva la parte difficile per me. Scegliere da che cosa iniziare. Seriamente. Quindi iniziamo con la roba subito della PlayStation, Xbox, Wii, Wii U e computer. Partiamo proprio da quest'ultimo, Halo Wars 2, una bella confezione in cartone. Non sono un grande fan di Halo, però averlo trovato questo, ancora impacchettato, un'edizione comunque bella, a 50 centesimi nuovo, ti fa pensare di prenderlo. Poi per la PS3, White Knight Chronicles 1 e 2. C'è da dire una cosa però, io al tempo comprai solo White Knight Chronicles 2 perché c'è scritto versione originale di White Chronicles 1. E dici, ok, lo prendo, però fino adesso non l'avevo mai provato. Ho detto, proviamolo, vediamo se davvero c'è. Non c'era, quindi adesso ho recuperato anche l'1. Non sembra una saga così brutta, anzi sembra una saga molto interessante. Gli darò un'occhiata probabilmente, anche perché nel 2 c'è scritto che puoi importare i salvataggi dell'1 e portarli nel secondo gioco. Beh, chissà. Continuando con i giochi PS3, Bionic Commando. Questo gioco l'avevo addocchiato da molto tempo perché sembra interessante. C'è sto tizio con sto braccio bionico che si lancia col rampino, spara, fa cose. Sembra molto interessante. Questo l'ho preso insieme al prossimo gioco che vedrete ed è la Collector Edition di Spider-Man 3. L'unico altro gioco che io ho di Spider-Man è l'ultimo Spider-Man per PS4, ma vediamo cosa c'è nella Collector Edition. Il gioco, il libretto e una figurina del film. Quelle che se muovi si muovono anche loro. Niente di che, però vabbè, bellina come cosa. Per averlo pagato 4€... ci sta tutto. Mentre il prossimo gioco, sempre PlayStation, ma passiamo dalla 3 alla 4, Dissidia Final Fantasy. Devo essere sincero, non sono mai stato fan della serie Final Fantasy così sfegatato. Ho giocato un po' di Final Fantasy, ma Dissidia mi stava interessando come titolo, però ho detto, non mi va di pagarlo 70€, poi non mi va di pagarlo 50, non mi va di pagarlo 30, 20, ci ho pensato, poi l'ho trovato a 10 e ho detto, beh, è il momento di prenderlo. Ed eccolo qua. Unico titolo Xbox che ho trovato in questo periodo, Castlevania Lords of Shadow, ancora impacchettato. Beh, che dire, questo titolo di sicuro non ha bisogno di presentazioni e neanche il nome, quindi credo che rimarrà impacchettato perché nel tempo potrebbe solo che salire il suo valore. Gioco Wii U e gioco Wii. Tokyo Mirage Session FE. Non conoscevo questo titolo ed ho scoperto che c'è anche un porting per la Switch, ma sembra veramente un bel gioco. Anche se credo di aver capito che nella Switch c'è anche la lingua italiana, mentre qua c'è solo in inglese. Molto bellina anche la grafica, guarda com'è tutta colorata, tutto giapponese. Mentre per la Wii, Mad World, pagato 2€. E io non capisco come un titolo del genere veramente possa costare 2€. L'ho provato adesso, proprio prima di registrare, perché un mio amico, dopo che gliel'ho detto che l'ho comprato, mi ha detto giochiamoci assieme. E veramente non capisco come possa costare così poco. Va bene, non c'è il libretto, non c'è nient'altro, però cazzo, il gioco è veramente bello, è veramente bello. Certo, le meccaniche della Wii non mi sono mai piaciute tantissimo, ma questo gioco se la cava molto bene. Abbiamo quasi finito i titoli PlayStation. Partiamo dalla 1. Driver 2, ma senza la copertina. C'è solo il libretto e i due CD, che di cui uno stava cercando di scappare. Nonostante io non sia un fan dei giochi di corsa, di macchine, così, ho deciso che voglio aumentare la mia collezione dei giochi PS1, perché ne ho veramente pochini. Quindi appena ne troverò altri, inizierò a pensare di comprarli. Stessa questione per i giochi PSP, che veramente ne ho 3 in croce nell'armadio, di cui adesso fanno parte anche Dead or Alive Paradise e Thrillville Fuori dai binari. Thrillville è un simulatore di Luna Park dove crei le montagne russe, tutte le attrazioni, molto bello, e Dead or Alive Paradise è un simulatore di fotografia con le tipe in bikini, credo.
non ne sono sicuro, però è ancora confezionato. Infine, gli ultimi titoli per PS2. Gli Incredibili, l'ascesa del minatore. Io stavo cercando il primo gioco degli Incredibili, quello tratto dal film, però in negozio avevano solo questo e mi hanno detto: appena lo troviamo, perché ce l'abbiamo da qualche parte, te lo diamo, però intanto prenditi questo. Devo dire che i titoli Disney mi hanno sempre appassionato, anche se però nel periodo PS2, perché era il momento di massima bellezza di questi giochi, dove i giochi tratti dai film erano veramente belli. Dopo un po' hanno iniziato veramente a calare, ma nel periodo PS2 ci sta, soprattutto perché questo doveva essere veramente il sequel, l'ascesa del minatore, dove alla fine negli Incredibili 2 fa solo una comparsata all'inizio. Altro gioco Disney, Chicken Little. Il film l'ho visto veramente anni fa quando è uscito e non me lo ricordo molto bene, ma mi ricordo che non era male, anzi, molto bello come film. E soprattutto spero che il gioco faccia anche lui la sua bella figura. Infine, in qualche video fa vi ho mostrato che avevo trovato Half-Life 1. Bene, ho trovato un altro gioco, sempre facente parte di quell'epoca lì, Deus Ex per la PS2. Io non sapevo esistesse Deus Ex per la PS2. L'avevo comprato sul computer a tipo 2 euro su Steam. Ma wow, wow. Ora ce l'ho anche per PS2. E con questo finiscono i giochi PlayStation, Xbox e i film. Bene, perché ora parte la parte Nintendo DS e quei due titoli 3DS che ho trovato. Siccome per molto tempo io ho cercato un titolo specifico del Nintendo DS, ma non riuscivo a trovarlo, su eBay ho comprato un malloppozzo di giochi del DS tutti assieme, di cui c'era anche quello. In realtà mi interessava solo quello, però alla fine ho detto: non me lo venderà mai da solo, preferisco spendere quei soldi tutti assieme perché almeno me lo fa pagare insieme a quelli, che tanto sono giochi che terrò in collezione. Ed il titolo che mi interessava era Mario Luigi Partner in Time. Questo titolo mi mancava in collezione perché è introvabile, santo cielo. Grazie tizio su eBay che me l'ha venduto. La saga di Mario Luigi è stata una delle mie saghe del Game Boy Advance e del Nintendo DS preferite, santo cielo. E l'ho già detta questa cosa, quando è arrivata poi su Nintendo 3DS la saga è diventata un po' troppo facilotta. Mentre questi titoli sono veramente belli, anche se il remake di Viaggio al centro di Bowser e di Superstar Saga sono stati anche quelli molto facilitati. Però non esiste il remake di Partner in Time, per quale motivo non si sa. Però è un titolo bellissimo questo, ve lo consiglio di giocarlo insieme anche agli altri. Altro titolo introvabile che ho avuto un culo smisurato sul marketplace, GTA Chinatown Wars. Il gioco non è bello perché è un po' così, devo dirlo, però il gioco è veramente raro da trovare in giro e infatti l'ho preso a un buon prezzo. Altri titoli che erano nel paccone insieme a Mario Luigi, Dragon Ball Origins. Questo è un gioco del Nintendo DS che prende in esame tutto Dragon Ball, la prima serie. Non è granché, però comunque, bel gioco. Questo invece mi sono sorpreso che era insieme a Mario Luigi e non capisco perché venderlo assieme e non venderli singoli. Final Fantasy 3. Bell'acquisto questo, ne valeva la pena. E infine, anche questo, non capisco veramente perché il tizio non li abbia venduti singoli ma l'abbia venduti tutti assieme, probabilmente non ne conosceva veramente il valore. Heroes of Mana. Allora, il titolo l'ho provato, non è il mio genere, però anche questo, cercandolo su internet, è molto raro da trovare. Cioè, questo tizio ha venduto un pacco di giochi tutti difficili da trovare. Veramente, credo che non sapesse cosa valevano. Ed infine, sempre nello stesso pacchetto, l'unico gioco del 3DS, Resident Evil Revelation. I Resident Evil non sono giochi per me, non mi piace proprio il genere horror, diciamo. Però, visto che c'era, me lo tengo. Altro gioco del 3DS che ho trovato a 4 euro nuovo, Yo-Kai Watch. Altro gioco simil Pokémon che doveva fare la novità, che però adesso è lì a 4 euro, quindi ho detto, ma sì, dai, lo prendo, me lo tengo in collezione. Qualche tempo fa vi ho mostrato Cooking Mama, che era il vincitore delle 3 2006. Bel gioco, per carità. Però perché, visto che ci sono, non prendere anche gli altri giochi di Cooking Mama? Cooking Mama 2, Cooking Mama World Hobbies and Fun, ok? E Gardening Mama.
Allora, devo essere sincero, l'unico di mio interesse veramente era Cookie Mama 2. Visto che c'erano anche gli altri che erano ancora impacchettati, ho detto, va bene, li prendo, li metto nella collezione dei Mama. Anche se devo dire che devo ancora trovare il 3 e ci sono altri titoli per il 3DS, ma non li trovo in giro, è incredibile. Negli anni io ho recuperato molti giochi di Yu-Gi-Oh! Del Nintendo DS, tra cui i miei preferiti Spirit Caller e World Championship 2008. Però ho trovato anche nel tempo World Championship 2007, World Championship 2009 e World Championship 2011. Me ne mancavano due all'appello. Il titolo prima di Spirit Caller, Yu-Gi-Oh! Nightmare Trouble, e l'ultimo, World Championship 2010. Dei due, il più difficile da trovare sicuramente era questo, perché è molto più vecchio rispetto agli altri, ma soprattutto è della prima serie di Yu-Gi-Oh! Questo invece è di 5Ds. Non era difficile da trovare, ma non lo trovavo in giro ultimamente. Beh, alla fine, rieccoli nella mia collezione. Questi due invece avevano un pacco bello grosso, di cui Walk With Me con i due contapassi e Spettacolo di Magia, sorprendi i tuoi amici con trucchi di magia fantastici. No, però siccome erano nuovi e siccome hanno un packaging diverso rispetto agli altri giochi del Nintendo, ho detto, beh, quasi quasi li prendo. Ed eccoli qua. Ed eccoci arrivati all'apice, all'acme di questo video. Questi pacchetti che sono arrivati, di cui uno di questi è un altro gioco del DS, Dragon Quest Monster 2. Nel pacco insieme a Mario e Luigi c'era anche Dragon Quest Monster 1 ed era l'unico gioco di tutti questi che già avevo, il che però mi ha fatto pensare, aspetta, su DS c'è anche il 2. L'ho recuperato, eccolo qua. Bel gioco spin-off della serie dei Dragon Quest. Se non l'avete mai provato, vi consiglio di provarli sia l'uno che il 2. Per il mio parere personale, il 2 è molto meglio. Però anche l'uno ha una bella storia. Vi consiglio di giocarli entrambi. E ora rimangono solo questi tre pacchetti. Ma non ve li farò vedere in questo video. Ma scusa, ci dai questa informazione e non ce la fai vedere? Beh, questi due avranno due video dedicati. Ma questo merita un unboxing solo per lui. Questo pacco è arrivato mentre ero in live l'altro giorno e già vi avevo anticipato che sarebbe arrivato. E wow, veramente ho aspettato questo pacchetto con tutto il mio cuore. Doveva addirittura arrivare ad ottobre questa roba. E invece, eccola qua. Non vedo l'ora di fare il video e farvelo vedere, ragazzi. Però per adesso, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Grazie a tutti davvero per seguire questa serie di video che veramente non avrei mai giurato che vi sarebbe interessata così tanto. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anche se lì...